Together. Questa è una mostra che si inserisce nel clima ormai della festa del Grappolo d'Oro, la festa dell'identità locale di Potenza Picena. E questa mostra è quella del Colano, di cui è autore John Melvin, che è qui presente con la signora Giulia. Bene, adesso volevo cedere la parola al vice sindaco per il saluto. Buonasera a tutti, vi ringrazio per la presenza. Un motivo di grossa soddisfazione è quello di aver aperto questo screening culturale, chiamiamolo screening, permettetemi ancora di chiamarlo Sant'Agostino, ecco, di aprirlo in questa festa, di aprire le porte alla festa del Grappolo d'Oro. Noi, questo è un vanto per Potenza Picena, avere una chiesa, oggi non più chiesa, è un luogo come questo che mostra la cultura del nostro paese. Dobbiamo ricordare che questo edificio è del 1500, poi riedificato, rimaneggiato nel 1700. Non dobbiamo mai dimenticare, soprattutto noi potentini, ecco, che alle spalle abbiamo uno dei più bei quadri di Potenza Picena. È la deposizione con la Maddalena in ginocchio, quadro del 1700 di Pietro Tedeschi. Un'altra cosa che non dobbiamo dimenticare e che dà maggior lustro alla mostra del nostro amico Giovanni di oggi sulla Colano è che questo edificio e tutti gli edifici qui limitrofi erano abitati proprio dai padri agostiniani fino al 1800, ma dal 1700 quando è stata la prima manutenzione di questi immobili. Questo è importante, che proprio i padri agostiniani curavano in modo particolare la cultura. E quindi non c'è modo migliore oggi di aprire al Grappolo d'Oro questo edificio ricordando proprio anche questa valenza culturale di Potenza Picena, di questo immobile e di chi ha abitato per tanto tempo questo immobile. C'era una persona molto importante che in una disputa a livello culturale e politico diceva che lui si fidava soltanto dei politici che avevano un grosso spessore culturale. Capaci di cogliere l'interiorità, capace di cogliere il bello, capace di cogliere il colore, capace di cogliere quello che un elemento apparentemente bloccato, fermo, però suscita non nella persona che ti ha davanti. E la mostra del nostro amico Giovane è proprio, ecco, questa ha molto spiccata questa valenza culturale. Ecco, dato un'occhiata alle sue opere e si coglie proprio la capacità di tradurre, no, in un acquarello quelle che sono le emozioni che la veduta di Thank you.
Quindi dobbiamo ringraziare Jordan per l'opportunità che ci dà di esporre la potenza di Gela per le opere su Ercolano. Una delle meraviglie della nostra Italia. Poi ci dà l'opportunità di ringraziare la Provoco che io e Andrea, ma su questo non ci dobbiamo mai, non dobbiamo mai, assolutamente mai dimenticare di ringraziare la Provoco proprio perché dà, riesce a dare alla festa del Grappolo d'Oro questa valenza culturale, che è una cosa che è importante, soprattutto per il futuro. E soprattutto poi dobbiamo ringraziare anche poi Giorgio perché ci assiste ci ha assistito in questa manifestazione, in questa mostra, poi ci assisterà anche i prossimi giorni accogliendo gli inglesi, accogliendo anche gli irlandesi. Poi ecco l'ultima parola che poi dare la torre. L'ultima cosa che volevo dire, a mio avviso è molto importante, è che riusciamo a dare il Grappolo d'Oro anche una valenza internazionale europea e di europeismo ne abbiamo bisogno soprattutto. Soprattutto in questo periodo dove ci sentiamo forti, ognuno delle nostre nazioni, ma ci sentiamo molto deboli da un punto di vista più collettivo, più comunitario. Invece, anche se Potenza di Gela rappresenta un piccolo dettaglio della nostra Europa, però ecco, se riusciamo a coltivare qui questa comunità, questa comunità internazionale, penso che anche dal punto di vista culturale riusciamo a contribuire a costruire l'Europa, non soltanto dal punto di vista monetario, finanziario, economico, ma anche dal punto di vista partenza, questo lo ripeto, partenza. Io ho terminato, ringrazio anche il comandante dei carabinieri della stazione di Potenza di Gela che è presente questa sera, fa parte di questa inaugurazione. Ringrazio tutti di nuovo, buonasera. Grazie a tutti i sindaci. Prima di cedere la parola a Giorgio Mermi, vorrei che anche il Presidente della Provoco facesse un saluto. Grazie. Io vi ringrazio per i complimenti fatti alla Provoco, ma li vorrei condividere con voi, con l'amministrazione e con tutte le associazioni, in primo luogo che dovrebbero fotografare, perché stiamo cercando di dare un taglio culturale, perché la nostra manifestazione può crescere solo attraverso un taglio culturale. Gli anni a venire speriamo di continuare su questa strada, e se insieme a noi ci crederà, ma sono sicuro al 100% che l'amministrazione è la prima a crederci su questa cosa, ma le varie associazioni continuano a darci la mano, o persone come Giorgio che ci hanno permesso di avere il nostro amico Giorgio. Detto questo, ringrazio Giorgio per averci portato le sue opere, a cui ammiro molto, oltre come pittore anche a livello di un grande architetto, Giorgio, non dimentichiamo che pluripremiato in vari accademie, quindi conosciamo una cosa per sai, certamente è un discorso internazionale, come diceva il vice sindaco, ci fa molto piacere. Noi continueremo questa strada, abbiamo progetti anche nei prossimi anni, non so se realizzeremo mai, però di continuare a dare un taglio culturale e chiudere sempre con la coreografia del nostro fine settimana, però partire con un taglio culturale per farci
prima anche il potente di Genova, non solo una parola, per farsi il potente di Genova. Grazie. Grazie Presidente. E adesso è il momento dell'intervento di John Mellon, che è pronto appunto per rivolgerlo. Thank you very much. Thank you very much for those very generous words. I start this little talk by saying why Herculane? Ergo ecco là. Grazie molto per queste bellissime parole che ho apprezzato moltissimo da quelli che sono tutti molto prima di me. Vorrei cominciare questo mio discorso perché ecco là. Especially to an urbanist like me, concerned with architecture, and more especially with
town planning. Questa sera vorrei fare una domanda, perché una città facilmente vuole svolto sotto il territorio di Napoli? Che cosa possiamo imparare da loro oggi? Specialmente da parte di un conosciuto come me, che è un architetto, ma spesso un po' più particolarmente interessato al campo. The eruption of Mount Vesuvius. For the last 250 years, the Western world has been fascinated by the image and romance of this slice of frozen history. Nella dopo Cristo, 79 dopo Cristo, questa vita subì un'intorsione per via del Vesuvio. Tutti gli ultimi 150 anni il mondo occidentale è stato affascinato da questa storia che è rimasto cementato nel passato. This evening, I will refer to Herculaneum, as all my pictures are confined to this one smallish site. The hot mud that engulfed Herculaneum differed from the ash which engulfed Pompeii. Although this mud extinguished any form of life that lay in its path, it did allow a considerable amount of the fabric of the building to survive beneath. Questa sera è un rispetto all'Ercolano. Tutti i miei quadri riguardano questo sito. Franco Cavo che incolpò Ercolano è diverso dalle scene che incolpò Pompei. Anche se questo fango estinse qualsiasi forma di vita, permise comunque che le strutture degli edifici sotto continuasse a resistere. Denied us at Pompeii. These trioclastic surges, as they are called, fill every crevice and duct with this hot mud, thereby holding even the drains intact until the present day. Come risultato, in grado di esaminare ancora tutti i suoi aspetti, rivelendo così che possiamo scoprire la vita romana durante questo periodo. L'effetto geografico del vulcano riempì tutti le strade, tutte le vie quando il suo fango caldo. Comunque fece sì che tutto il mare è andato fino ad oggi. From that time, Herculaneum started to become famous among tourists. English grandees such as Horace Walpole, son of the Prime Minister, and the poet Thomas Gray visited it. The visit of Walpole, an avid collector and dilettante, would have certainly added to the fame of Herculaneum as a lost city, rich in treasures and classical illusions. I primi tentativi di scavare Ercolano furono durante il regno borbonico di Napoli. Da quel momento lì Ercolano cominciò a essere famoso, e tra i turisti di un certo importanza che fu anche Robert Walpole, figlio di Provenizio, il poeta Thomas Gray. La visita di Walpole, che era un dilettante ma un ricercatore amato, avrà sicuramente reso famosa Ercolano come città perduta, ma ricco di tesori.
restoration of Herculaneum continued intermittently in the 19th century. However, it was in the first part of the 20th century that systematic scholarly excavation took place under the great Italian archaeologist Amando Maiorri. Grazie a tutto per il c'è molto interesse nell'esplorazione del Colano. Comunque dobbiamo aspettare per una sistematica e esplorazione più scientifica sotto il grande architetto archeologo italiano Amadeo Maiorri. What we see today is largely due to Maiorri's efforts of restoring and recording. Ironically, much of the massive program of restoration that has taken place over the last few years was the work of repairing the earlier restoration. However, it is in the nature of archaeology that once a site has been revealed, a process of decay sets in. This may be in the nature of all living things. Ciò che vediamo ogni giorno è maggiormente gli sforzi di amore. Nella raccolta di restauro che è l'ufficio. Questi grossi lavori di restaurazione che durò ben anni. Comunque sia, è nella natura del neocronico che una volta conosciuto si scopre e comincia anche un processo di decadamento. Questo può essere nella natura delle cose di bene. Famously remarked that you cannot step twice into the same river. This warning may be essential if we are to learn from Epicolano. Il prossimo greco, Eratus, disse: non puoi mai passare più nello stesso posto. I tuoi passi non possono essere mai negoziati. Che questo forse è un fiume. Questo è un avviso che dobbiamo imparare da Colano. I do not mean that a way forward for us is to copy the past. Rather, we must find in the past principles that can guide us and teach us lessons for today. Con questo non vuol dire che dobbiamo guardare il passato, piuttosto dobbiamo imparare dal passato, i principi che ci devono guidare per domani. Simply, I think it is the idea of hope
or dwelling. The philosopher Martin Heidegger was right to claim that buildings and dwelling are one another. Only when we are capable of dwelling, only then can we build. Che cosa troviamo in tutto questo tempo? E qual è la maggiore sua potenza che ci interroga così in modo missionario? Semplicemente penso l'idea di casa e di mora. Il filosofo Marco Heidegger era giusto nel dire che l'edificio e la dimora è uno. Solo quando siamo capaci di morare, allora siamo capaci di costruire. What we find at Babylon is the idea that the home or dwelling determines the nature of polis or place. Within the varying house plans or range of rooms, we find courts, their internal columns known as the peristyle. This plan determined the nature of the house, which was itself a manifestation of political office. It was the importance of political office that colored civil society, and which was so clearly reflected in the arrangement of the house. It is this, above all else, which we find at Ecolano. Quello che troviamo nella curva di Ecolano è l'idea di casa e di dimora, le quali determinano la natura del luogo, o luogo, e dentro la costruzione delle case. Nel modo in cui le stanze vengono ordinate, ci troviamo i cortili e il colonno interno, così conosciuti come peristilo. Questo piano determina la natura della casa, che in se stesso è un po' una manifestazione di ufficio politico. È importante che l'ufficio politico, che è il colore della società civile, dove viene riflesso, dove si riflette la determinazione della casa. Questo è soprattutto noi troviamo ad Ercolano. Today we are at the watershed of a crisis within our own cities. The way we use our cities is changing. The car and the internet have all altered the nature of shopping and how we live. Oggi siamo a un spaziato, se non per dentro le nostre città, il modo in cui le nostre città cambiano. La macchina, l'internet, hanno cambiato la natura di come viviamo e anche di come facciamo ciò. Turbocharged international finance that is responsible for erecting vast structures of bizarre shapes meant to advertise themselves are also destroying the concept of the city that we have inherited from the past. E attraverso la finanza internazionale che troviamo la responsabilità della creazione e erezione di strutture bizzarre che servono soltanto per far pubblicità a se stessi, ma distruggono il concetto di città che avevamo ereditato dal passato. These isolated erections have all the characteristics of pornography in their willful detachment from the world around them. Even today, our so-called ordinary buildings fail to relate to the manuscript. Queste erezioni isolate sono tutte le caratteristiche di una pornografia, dove il concetto di staccamento del mondo che dimostra un concetto di staccamento del mondo che ci circonda. Anche oggi i credenti edifici non sono in grado di relazionare l'uomo nella storia. Much modern architecture no longer sits happily with its neighbor. It cannot accompany the passerby with delight or reassurance. The architecture of modern industrial halls cannot entertain the eye or engage our attention for more than a brief moment. La
la potente cattura oggi non mi è grado più, non è grado di accompagnare la persona che passeggia per strada, non lo riassicura e non lo accontenta. L'architettura moderna e industriale, le forme dell'architettura moderna e industriale non può realizzare l'occhio né attirare la nostra attenzione per voler bene. The buildings no longer parallel the person in their response to gravity. And by that I mean that their structures are not visibly earthbound. Their details are not designed to accommodate changing patterns of light or the practical architectural requirements, such as expressing in architectural form the windows, the turning of corners, the terminating of a facade with an inviting cornice, and so on. These have for too long been neglected. Gli edifici non accompagna più la persona nella sua richiesta di gravità, e per queste identiche le strutture non sono più a misura d'uomo. I dettagli non sono più disegnati per accomodare i cambiamenti di luce, non rispondono più ai richiesti pratici della persona normale, non esprimono più la forma architettonica delle finestre, degli angoli della strada, della facciata di un edificio e così di seguito. Per molte cose questi aspetti sono stati trascurati. Many of these timeless aspects of architecture, which give pleasure, are profound at Herculaneum. The business of understanding the power of architecture is one of the most important things that we need to relearn in city making today. Molti di questi aspetti che sono veniti nell'architettura e che era molto piacere si trova in Herculaneum. La capacità di determinare la potenza dell'architettura è una cosa più importante di cui oggi abbiamo bisogno della ricostruzione delle città. Per la forma dell'architettura.
sia che sia una casa, una scuola, un tempio, oppure anche in una piazza. It is the importance of those institutions, particularly the home, which we find at the heart of Berkeley, and from which we can learn once again. E attraverso le istituzioni troviamo l'importanza della casa, ed è questo nel cuore del Corano che troviamo il concetto della casa, e da qui possiamo imparare ancora. Italy, with its great tradition of urbanism and intellectual debate, is well placed to help us find solutions to our current urban crisis. Italy, l'Italia che avvenne consegnato, che può dare un grande aiuto per trovare una sistemazione urbanistica per il futuro. Years ago, I had the privilege of studying under the great Italian architect, Ernesto Rogers, who taught at the Architecture Association School of Architecture in London. Quando avevo il privilegio di studiare sotto la guida del grande architetto italiano Ernesto Rogers, che insegnava alla scuola e all'associazione di architettura a Londra. Ernesto Rogers diagnosed many of the ills that were besetting the rebuilding of post-war Italian cities. He set out deliberately to evolve a modern architecture that could embrace the lessons of the past, as did Aldo Rossi, his editorial colleague, on the important Italian architecture magazine, Casabella. Ernesto Rogers has gone more to the Mali, che avveniva la ricostruzione delle città del dopoguerra in Italia. E lui fondamentalmente si dedicò a studiare una architettura più moderna che poteva sposare e imparare dal passato. Così come fece Aldo Rossi, il suo collega editoriale, un giornalista, è un importante giornale di architettura chiamato Casabella. These two architects, by looking at tradition and the past, change the way that architects might engage with the city. Today, once again, our generation faces a loss of urban learning and a fight in the city. Perhaps it's time to revisit those models of urbanism, such as Ekalar, where fundamental lessons of city living might be relearned. Questo grande cambiamento, guardando nel passato, le tradizioni del passato, cambiare l'architettura moderna, così come possiamo vedere oggi la comunità. Oggi, ancora, la nostra generazione si trova a perdere questa concezione urbanistica e ciò causa una fuga dalla città. Forse è ora che rivisitiamo i modelli urbanistici come Ercolano, dove possiamo imparare le lezioni fondamentali per riscoprire la città più vivibile. Grazie. Ringraziamo John Mayne per questa dotta lezione che ci ha offerto, che ci aiuta anche a capire meglio la mostra che poi vedremo. Io credo che l'amministrazione comunale voglia far dono a John Mayne del libro che l'amministrazione appunto ha pubblicato 3 anni fa, che racconta grazie al cielo.
Aggiungo alle parole di Andrea che lo diceva, ecco, la relazione dotta dell'amico Giorgio. Dove Giorgio esalta il valore della città intesa come polis. Thank you very much. Gracias.
Bene, possiamo concludere questa bellissima presentazione ringraziando ancora John, Giulia, e niente, vi invitiamo ad ammirare questa mostra ed a godervi questa settimana del Gran Colloquio. Grazie.